Duty glory. These are the principles that define us. Top jungle mid bot or support. Together we are all summoners. Cut! Summoners don't even exist anymore. Dynasties of Cut, er Cut. in the LES, no, the king's Dude, of What's going on with you today? Have a break. Have a Kit Kat. We are EU and this is the LEC. Ebbene, ben ritrovati, bentornati sempre qui sul canale di PG Esports, il vostro compagno di Noise al mio fianco Boom Boy, per quella che è una best of five al cardiopalma E l'inizio è stato avvincente. Sì, un inizio molto turbolento per gli Origin e non nel senso che gli, i fan degli Origin tipicamente prediliscono, che è turbolento, no, no, questo è stato proprio turbolento, una. Un rush, è stata una partita uh, non ricordo nemmeno quanto sia durata, ma è sembrata molto rapida, forse anche un pochino più lenta di quanto l'ho percepita, ma l'ho vissuta come uno sbattito di ciglia alla fine. I Fnatic sono presi una vittoria fantastica, convincente, schiacciante, ed è difficile vedere come dopo questo primo game gli Origin possano un po' cercare di riadattare il loro stile per andare a prendere contropiede i Fnatic, Fnatic che. L'abbiamo detto, questo è quello che adorano fare, spingere sull'acceleratore e non fermarsi mai finché i loro avversari non sono ormai neanche nella polvere. Non li vedi nemmeno nello specchietto retrovisore. E per gli Origin purtroppo questo primo game è stato così. Adesso sono molto curioso a vedere la draft della seconda partita, perché in questa draft molte delle incertezze un po' che ci tormentano su se gli Origin riusciranno cosa vorranno fare, preferiscono questo Gragas, lo bandano, lo prendono, lo far spiccano, lo negano, lo lasciano un'altra volta, cosa succederà? Queste sono mille domande che adesso stanno facendo i vortici nel mio cervello. Sì, immagino anche nella testa un po' di quelli che ci sono. Stanno... Perché è stata una prima partita che, ribadisco, ha lasciato un retrogusto molto da solo più, ma a me a parte ti ha lasciato veramente poco da analizzare. Io mi immagino, Yorgene tornano col coach. Beh ragazzi, allora, che si fa? Il coach ovviamente lo chiede ai player, non il contrario, ma che si fa? E quelli fanno... Beh, abbiamo preso gli schiaffi da Gragas e Yasuo. Mh... Ok? E non ti lascia niente perché potresti anche analizzare qualcosa di questo match, ma la cosa più rilevante tra tutte è stato semplicemente come in Cosa Superiore hai sprecato tanto di quel tempo che poi si è riflettuto in due uccisioni per Gragas, ne è derivata una terza, mentre. Nemesis è riuscito a prendersi prima un'uccisione in solitario, poi su quella di Nuke, da che da lì poi ha preso il via. Perché una cosa anche molto importante di Yasuo è che quando prende il via, prende il via. Perché da. anche a livello. E stupidamente parlando, anche a livello di CS, abbiamo visto i suoi CS. E questo perché Yasuo nel suo kit, uh, oltre a essere molto, molto pericoloso già con la prima Power Spike, ma anche solo con gli stessi del Berserk, inizia a. Pro proto farmare, turbo farmare e non lo fermi. La sua facilità di farming e di pulizia della wave è allarmante. Ti bastano fare due scatti con Q e sei abbastanza cold down ed Hai già pulito due volte col colpo del tornado. Cioè, è fuori di testa questa cosa. Infatti, l'abbiamo visto. Eravamo a 20 minuti, lui era a 230, eravamo a 23 minuti, lui era a 266 e quindi continuava ad aumentare sempre di più finché non ha chiuso quasi a 300 probabilmente. quindi Qualcosa che va ben oltre perché sono oggetti che poi non puoi neanche percepire direttamente su uno Yasuo perché non ti sta uccidendo ma sta power farmando. Quindi... Sì, e, e poi quando arriva a dimostrare i frutti di quel, tutto l'accumulare di risorse tu, il sì, e non è granché per affrontare noi solo no. dal late game ormai inoltrato uh, appunto per questi Origen la cosa più particolare è che per loro il successo è stato così tante volte giocare contro squadre che volevano forzare un po' la loro mano e costringerli a prendere scelte scomode in questo early game e comunque sopravvivere, arrivare stoici a quell'late game rallentare la partita e poi battersela, battersela ad armi pari sostanzialmente ma con il vantaggio della tua draft con il vantaggio della tua esperienza del tuo stile che puntava esattamente a quella fase di gioco mentre è una cosa che guardi su quel il game 2 ma qualsiasi partita d'ora in poi direi qual è la strategia come dicevi prima beh è successo questo primo game come vogliamo adattare questo primo game al secondo game e logicamente quello che gli origin dovrebbero fare per seguire il loro stesso la, la, la stessa via che le ha portati la vittoria così tante volte nella regular season è Facciamo la stessa identica cosa, ma non perdiamo così forte. Lasciamo le stesse identiche cose, lasciamo che loro vadano comunque molto lì su questo early game, cerchino aggressione nelle prime fasi di gioco, magari sì andando a limitare il potenziale di combo fortissime come Gragasia suo che è stata la maggior chiave di volta di questo primo game e andare a limitare un pochino il potenziale dei fanatic nel cercare questo snowball così aggressivo, ma il succo è quello, il succo è sopravvivere finché noi non siamo più forti ed è una cosa che non puoi fare facilmente... A meno che gli avversari non te lo permettano in draft, diciamo, non puoi uscire dalla draft e dire OK, questo game tranquilli, arriviamo in late game e abbiamo vinto, perché se tu hai un buon late game. Quasi sempre mano nella mano ci arriva il fatto che hai un early game un po' traballante. E se il team avversario non ha completamente abbandonato anche loro un po' la concezione di early game e del voler prendersi la partita in mano dal primo minuto, allora sarà difficile avere una chiara idea del, del tipo: sì, ho la mia comp e sono sicuro che arriveremo a quell'eight game e che quando ci arriveremo saremo più forti. Questo è purtroppo sempre un po' una, un, un salto della fede che fanno gli Origin ed è una fede profondamente radicata nella loro abilità. Perché ci hanno dimostrato più volte che arrivare in quel game è la loro specialità. E il fatto che non ci siano riusciti in questo game 1 rende un pochino più complicato farlo nella prossima partita. Perché, come al solito, ti devi affidare sulla tua capacità di farlo. Non è qualcosa che hai. non è una garanzia. Ecco. Sì, c'è anche da dire che, per l'appunto, il fatto che. un fatto molto rilevante è anche un po' la presenza assenza di XX che L'abbiamo detto più volte, per gli Origin nell'early sì, sì, game non è proprio nelle loro corde. E avere anche comunque un trampolino che li possa piano piano portare a quelle game a resistere. Perché gli Origin fanno questo: sono, sono i tank a livello di team. Loro prendono gli schiaffi, accusano e poi si ripropongono. E il fatto che poi Xerxes non abbia potuto avere neanche un Cartus, perché Cartus è l'anticoncezionale dei teamfight in early game. Perché dopo quel 6, quel Requiem, non ti dà la possibilità di avere un teamfight pulito e. Controllato, analizzato, ma siamo nella selezione dei campioni, quindi vedremo i fanatic adesso come si adotteranno. Se adatteranno a questa nuova draft, ma soprattutto gli Origin, come risponderanno. Yeah. Eh, ho dovuto fare un po' un double check. Che non fosse un replay della draft della prima partita, perché abbiamo ban pressoché identici, abbiamo priorità pressoché identiche. I fanatic sono sempre blue side, e soltanto quando ho visto quell'uno nel loro score, ho capito che no, effettivamente questa è la draft del game 2. Origin, che comunque si approcciano alla partita dal lato rosso, comunque con uno stile. Simile a secondo dei ban. Ma questo è il primo grande cambiamento. Questo Olaf ha appena loccato da Xerxes. Nella partita precedente, Xerxes aveva l'ultimo pick. Aveva un. Ok, vediamo cosa fanno tutti gli avversari. Abbiamo le nostre priorità. Abbiamo i nostri tank. Abbiamo Ezra Lium. Abbiamo Horn. Abbiamo Gang e al Abbiamo qualcosa che funziona molto bene per il nostro stile di gioco. Xerxes, ti diamo l'opportunità di vedere cosa fanno gli avversari e poi scegliere il tuo matchup. Ma l'errore, o meglio, il, il problema in cui sono incappati gli Origin nella partita precedente è che. Non ci sono state molte scelte disponibili, Zac è stato piccato dalla top oh lane addirittura dei fanatic, abbiamo visto Cartus rimosso in draft, Gragas piccato dagli stessi fanatic, Xerx è dovuto ripiegare su un Trundle che era scomodo, invece adesso con Olaf, molta più produttività nell'early game, un punto di pressione finalmente che possa permettere agli Origen di arrivare comodamente verso quel late game il mio cuore ha sussultato su quell'Annie ma in ogni caso i fanati che ripropongono il trittico questa volta con qualche accorgimento self made con Lee Sin. per Buipo si pensa se è un altro Orn, questo perché ovviamente Orn ha fatto anche Capolino come nel match precedente soprattutto in corsia centrale e poi ancora una volta abbiamo uh, in corsia inferiore Sen per Recless. o almeno così si pensa Già, no, perché anche lì è un po' un'incognita. Senna può essere per Recless. Potrebbe anche giocarla a Ilissang in funzione di supporto, magari dando Recless un tiratore tradizionale, qualora la loro composizione abbia bisogno di appoggiarsi un po' di più su una D-carry tradizionale. Anche se molto uh, raro, non darei Senna a Ilissang, a meno che non dai un'altra DC no. a Recless. Esatto. Se, dai, se devi dare un'altra DC Reckless va benissimo. Ma se devi giocare un solo tiratore è giusto che lo giochi Reckless in quella corsia. Il band di Pike è molto interessante perché Senna Pike potrebbe essere una letale. Combinazione da botlane che contro Ezra Lumi potrebbe cavarsela niente male per andare un pochino a cercare di limitare la mobilità avversaria con la loro aggressione, i gravi gli stordimenti e il danno immenso da letalità che quella duo ha. Quindi un saggio vano adesso da parte degli Origin. Uh, ma chissà che i Fnatic non vogliono semplicemente riproporre Zillion che ha funzionato così bene nel game 1. Perché no? D'altronde hai di nuovo la stessa duo bot. Uh, duo bot che tra l'altro ha provato anche un inserimento. Con uh, Trandle, certo, adesso hai Olaf dalla tua, ma in ogni caso, addirittura è un controllo in meno che ti viene con quel pilastro. Quindi, uh, sì! Io riproporrei Zillian. Sinceramente, ha funzionato così bene e ha fornito anche quell'escape di tempo a, a Reckless in quell'azione in corsa centrale, che poi ne è derivata quattro uccisioni per i fanatici. Quindi da confermare è una cosa anche piuttosto logica. Ma vedremo in ogni caso perché. Sì. C'è ancora tempo, bisognerà anche vedere se vorranno lasciare a uno o all'altro gli ultimi pick. Ma la risposta per adesso, Già. da parte di Origen è cambiare anche un po' il verso. Tra l'Olaf, sono ovviamente molto distanti come identità di jungler. Sì, sicuramente. Adesso un, un ruolo un po' difficile per gli Origen perché piccare in questa quarta posizione quando hai contro un campione come Horn selezionato, che non sai se vai in mid, non sa se va top, è difficile perché dai il pick a Nuketak o ad Alfari. E quando gli avversari finiranno la loro selezione, prenderanno un altro campione da dare a quel punto a Nemesis o a Bipo, come fai a sapere che non sarà un altro flex? Come fai a, a vedere la certezza che il tuo la pick avrà veramente un valore di counter pick? Quindi, saggiamente, gli Oregon scelgono di piccare questo Rumble, che anche lui in se stesso ha una grandissima flessibilità. Lo puoi mandare mid per Nuketek, lo puoi mandare top per Alfari. Ha comunque un fortissimo potenziale. E la risoluzione della draft in generale dovrà aspettare, quindi, quest'ultima selezione. Mentre nel frattempo arriva quello Zilan, di cui abbiamo parlato. Quindi, eh, esatto. ha ancora una volta quella combinazione che ha funzionato benissimo. Quindi, perché non riproporla? Sì. No, cioè, spenderci altre parole ha funzionato. Hai stravinto. Hai surclassato anche con Farm. Basta, non serve altro. Direi dammi un motivo in più. No, bastano questi. Chiudono la draft con un assassino. Che è l'assassino anti-assassino. Molte volte se ne parla. Di come sia anche un'identità che vada a counterare gli stessi assassini. Questa nuova iterazione di Diana è spettacolare. E vedere adesso una combinazione Come quella di Selfmade su Lysin e Nemesis su Diana, non vedo l'ora, ve sono già citato. Già, Nemesis uh, ha, ha speso un po' di attenzione con uh, questa nuova Diana, con, uh, dal suo leggero rework, dallo scambio un po' d'abilità dalla E alla R un po' invertite che le rende, la rende molto più uh, pericolosa già in fase di corsia perché i trade sono molto più semplici da effettuare grazie a quel gap closer un po' innato adesso all'interno del tuo kit e andrà alla fine ad affrontare il Rumble di Nukeduck in quella corsia centrale quindi un altro campione dal forte danno magico corpo a corpo che è qualcosa che per Diana è molto comodo perché uh, giocarsela contro campione della gittata di, diventa molto più complicato semplicemente diventa molto più difficile gestire la lane senza subire costante poke e arassa e fastidio in generale da parte del team contro un Rumble puoi molte più volte giocartela proprio faccia a faccia, col pugno dopo pugno, soprattutto se i jungler Anzi. entrano un po' nell'equazione di quel fight. Perché tu, tu hai un Lee Sin, l'avversario o un Olaf. Sono entrambi i jungler che amano andare a lottare nei primi minuti e cercare quelle azioni. Quindi ancora una volta i Fnatic si stanno giocando un pochino il. Vogliamo sfruttare il nostro mid jungle molto aggressivo, soprattutto raggiunto il livello 6. Per far snobollare la partita. E adesso voi dovete fermarci. E prima con Trandol Horn, Mid Jungle, era molto difficile farlo. Adesso potrebbe essere un'altra storia con Olaf Rumble. Vediamo se siete all'altezza. Sì, diciamo che a questo giro gli Origen hanno risposto con un poco più di offensiva. Ed è un po' anche il famoso trampolino, il ponte che potrebbe trasportare gli Origen anche a resistere. Perché? Se da un lato hai un possibile matchup a livello 6 con Lissine e Diana, dall'altro lato non avrai soltanto un Horn e un Trandol che, sì, ok, possono resistere qualche secondo di più, ma i danni tolti il Brittle e i primi colpi di clava da parte di Trandle, poi si spendono lì, sì. finiscono, mentre invece i danni continuano da parte di Nemesis e Selfmade. Quindi. Mi piace come risposta perché la identifico come la miglior risposta possibile. Non solo in questa draft, ma per gli Origen, come trampolino, per fare in modo che così Alfari e lo stesso upset possano arrivare a quel mid to late, dove, insomma, li conosciamo, sono gli Origen, sta un po' nella loro identità. Ma signori, finalmente siamo tornati su Rune Terra, la l'and degli evocatori per quello che è il secondo match di questa Best of Five, i Fanatic. 1-0 contro gli Origen. E da casa quindi con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo match con hashtag FNGWin contro hashtag OGWin. Una vittoria per i fanati che li porterebbe a match point, Subito un secco 2-0. Ripropongono una composizione relativamente simile a quella della partita precedente, con delle intenzioni un po' diverse, soprattutto per il mid jungle. Ma la botlane è la stessa: affronta la stessa identica botlane, quindi. Il, la trasformazione, il cambiamento, lo voglio vedere altrove. Ancora una volta, la corsia inferiore sarà palcoscenico di veramente poche attività e anche attenzioni, soprattutto in questo early game. Già, infatti, qui adesso rivediamo Origin: il trittico molto aggressivo. Qui, Bipo, gioca anche bene le sue carte, riuscendo a colpire il duo Xerxes al fare che vanno però immediatamente in invasione. Queste sono comunque risorse, dati da parte dei fanatiche che vengono trasmesse a Self Made, quindi sanno benissimo. Come gli Origen siano partiti dal blue buff della corsia superiore avversaria Ed è qualcosa di comodo da sapere Perché appunto quando molto dipende dalla tua giungla Dalla giungla di entrambe le squadre Adesso Xerxe si sì, ha quel buff di vantaggio Ma mi potrà tranquillamente rispondere con quell'avversario Per farlo dovrà passare attraverso questo lume E quindi verrà identificato dagli Origen Questo vuol dire che la mappa adesso è la scelta di Xerxe Può dividerla oppure può andare direttamente a contestare E sta correndo Sembra essere quello il caso. Un Olaf a livello 1, a livello 2 è terrificante. La sua potenziale di duello è sensazionale. E anche un lissino, un campione conosciuto per il story game. Può fare molta fatica. Oh, self made qui perde anche la gara di Smite. Veloce la punizione in tutti i sensi da parte di Xerx. Ovviamente anche con il favore un po' dell'agilità. Questo gli ha permesso comunque di fare buff to buff. Andare adesso sul gromp. Immagino voglia pulire anche la tana dei lupi. Magari dirigersi verso il suo red buff. Oppure tornare in base, red buff, e poi um, la parte superiore mancante. Sì, questa adesso è tutta un'altra storia per gli origin perché eh, Xerxes è partito con un vantaggio notevole nei confronti di Selfmade anche a livello di tempistiche perché quel blue buff che Selfmade ha aggrato per così tanto tempo alla fine è arrivato lo smite ho visto addirittura quasi un 1 sulla barra degli sì, HP, un HP quindi se non sbaglio. un Xerxes che l'ha preso in extremis è dir poco ma questo gli frutta un vantaggio totale 16 minion a 7 mentre Selfmade è ancora impegnato a pulire quindi il suo secondo campo di questi Krug e la giungla dei Selfmade adesso ha soltanto quei tre piccoli campi mentre per Xerxes ce ne sono tre, ma. Uno dei quali è ancora il suo Red Buff che gli darà ancora più priorità quando poi vorrà andare a contestare un Argo Granchio che spona in questo momento. Quindi Xerxes ha un chiaro bersaglio per i suoi prossimi movimenti. Sì, e quello chiaro più che altro è che Xerxes si è un po' risvegliato da quel primo match, con un po' di sonnolenza. Entrando il lento, goffo, impacciato, che lascia il posto adesso a un prestante vichingo barbaro con Urla, Annesse. E Ashe, e adesso lo vediamo con un vantaggio comunque considerevole in queste prime fasi. E Non sarà un vantaggio facile da recuperare per Self-Made perché uh, adesso devi puntare molto nel matchup di Sin Control sulla presenza a livello di gank. Uh, perché Olaf può farmare, può power farmare molto più comodamente di quanto possa fare Lee Sin quindi molto adesso dipende da quanto Selfmade sarà proattivo nei confronti delle sue corsie e anche quanto i suoi laner gli permetteranno di esserlo perché Lee Sin per quanto possa essere un fortissimo jungler da early game se vai a gankare mid e quella mid lane non è pronta a ricevere il tuo gank e Nukedal riesce a fuggire magari senza nemmeno dover utilizzare il suo flash oppure arriva Xerx. e improvvisamente ti trovi per le mani un 2 contro 2 dove sei in svantaggio perché il jungler avversario hai il doppio dei tuoi CS in questo momento allora diventa un pochino più complicato riaffrontare quel potenziale rientro in partita Già, inoltre abbiamo visto fugacemente un, uh, un breve trade tra Nukeduck e Nemesis e per quanto Nemesis abbia quella prima risposta per l'appunto con questa falce lunare Nukeduck sta gestendo molto bene il suo lanciafiamme gestisce molto bene anche uh, la propria corsia e questo non permette a Nemesis uh, di avere quei piccoli trade vantaggiosi che la vedono prima in uh, ranged e poi melee e infatti lo vediamo: Nuke è molto aggressivo, però questo gli dà anche un vantaggio preziosissimo. Sì, molto bravo anche a gestire la barra del suo riscaldamento, quindi massimizzando il potenziale delle sue abilità. E Nemesis è costretto a passare la vita un po' sotto torre, Anche perché la pressione di Xerxes è altissima. In qualsiasi momento, quella Olaf potrebbe fare capolino da dietro un angolo della corsia. Come vedi, ci sono diversi lumi degli Origin stesso, addirittura uno del controllo per garantire che i Fnatic non sappiano che Xerxes sta attraversando quella zona di mappa. E. Selfie adesso arriverà ad un campo di Lama Becky lasciato Orfano. Uh, qui Upset. Insieme a Destiny, molto aggressivi. Ma la vicinanza di Xerx. Infatti, arrivano i primi ping. Hanno spinto i fanatic per cercare, ma cerca non trova in questo caso perché Xerxe non soltanto è imponente a livello anche di livello ma soprattutto con due corsie e con quella di Nukeduck che sta spingendo in corsia centrale cercare anche solo di convergere su questo primo drago tra l'altro della montagna è impensabile e come tale viene quindi conquistato da Origen ottima produttività, ottima pressione, ottimo modo di sfruttare tutto questo vantaggio che Xerxe ha trovato in questi primi minuti e un drago prima del sesto minuto è una storia completamente diversa dal game 1. Questo è un cambiamento netto per loro. Radicale. Gli è arrivato sacrificando un po' del loro potenziale. Sì, dal late game. Perché c'è sempre quel gangplank, c'è sempre Ezera Lumi. Però non hai un tank adesso nella tua composizione, ad esempio. Hai un Rumble mid, hai un Olaf in jungle. Quindi la tua frontline sarà molto, molto spoglia quando ti avvicinerai, soprattutto verso le fasi più avanzate. Quindi per forza di cose ti avvicini un po' a quella situazione dove sei tu. A dover quasi cercare Un po' uno snowball Un po' un'aggressione Senza poter fare affidamento necessariamente Sul late late game Perché Orn Questa volta È dall'altro lato La sua tancosità Sarà per il team avversario I suoi oggetti potenziati Potenzieranno i campioni avversari Sì C'è anche da dire che Come tu giustamente Stavi dicendo La differenza anche Di mancanza di front È una cosa importante Per i fanatici Che comunque Dà sempre speranza Anche a livello di un team fight 5 contro 5 È come la Tanto qui Nukeduck Su self made Potrebbe cercarlo l'in con il levatore missilistico, ma non vuole rischiare la vicinanza con Nemesis. Per quanto con così poche barre di HP, un pensiero non ce l'avrei anche fatto. Ma adesso sta tornando anche Xerxe. Livelli 5 è un vantaggio che comunque mantiene le 10 unità di minion farm per Xerxe. L'arrivo però oh, di e Evocazione ne... della Forgia, Nemesis! Alla fine otterrà se non altro questa volta la gara di Smite da parte sua, seppur senza lo Smite disponibile. Qui una bellissima parte di Martin Amis, però gli avvicina entrambi, Nuke così come Destiny. Suprema per fortuna da parte di Destiny non disponibile, il giocatore Mistessi utilizzato, un po' anche sprecato, purtroppo in quella strettoia era difficile piazzarla in una zona geometrica funzionale. Ma ripeto, una Suprema con quella di Buipo spacca in due il team degli Origin e se non c'è un follow up adeguato... Xerxes si ritrova da solo con il Ragnarok ed è l'unico a tirare avanti. Già, è purtroppo. Questo è un momento in cui gli Origins cadono. Cadono leggermente mollano un attimo la presa su quello che era una partita molto solida per loro. Uh, la presenza di Bwipo dalla corsia superiore ha permesso molto comodamente l'inserimento di Selfmade. che anche alla fine è andato finalmente una gara è di Slytherin. È di la legge degli HP. Al favore dei pratic. Oh, una volta. Un fatto, per esatto. Eh, però se pensavi che. Fino adesso quell'unico HP aveva quasi decretato un early game a vantaggio Xerxe, adesso la gara del Largo Granchi ha ripristinato un po' le cose, quindi c'è uno schema, Moon. Indaga. Mm. Il puzzle è completo. Per adesso, però, appunto, quella corsia inferiore l'abbiamo vista liberarsi molto più semplicemente. I Lissang non hanno ancora avuto un vero ruolo al di fuori di questa bot lane, mentre abbiamo visto Destiny prima portare un po' l'assistenza a Nukeduck su quella corsia centrale, uh, ma anche soltanto il fatto che Reckless pur non farmando, sia mantenendo un buon ritmo generale di risorse rispetto agli origin. E questo possiamo vedere perché la differenza tra i due team monetaria non è così pesante. Sono quelle 200-300 trattimità a favore degli origin. Sì, ma se vai a considerare un po' il vantaggio di CS che vediamo un pochino in top, un pochino in giungla. E chiaramente la corsia inferiore è invertita. Guarda, Upset ha 85 minuti in più di Reckless a 8 minuti, sensazionale, sì. Ok, poi sagna 67 più di destiny. Eh, ah. eh. <ride> La cosa, che, la cosa che non mi piace di queste io adoro, no? Senna che mm -hmm. non farma, sì, questo, fantastico, creatività mille, adoro. Però, sciupa tutte le statistiche di CS a 15. Dici, Guarda, Tanto. Reckless questo split ha una media di meno 30 CS a 15. Com'è possibile perché gioca Senna e non farma? Esatto. Ah. Sì, diciamo che l'iterazione di Senna lascia un po' il tempo che trova dal punto di vista delle statistiche. So <ride> che per uno stat boy come te, ma così come anche Kerran, è un pugno negli occhi. I cry every time. <ride> so, so, so che non apri gol GG da un bel po' di giornate. Eh? <ride> è protesta, Scherzo, è per protesta. Oh, no! oh! oh boy, questi sono errori. Un po' poi colto in fallo da Wipo. Il Colin le trasporta, arriva Ragnarok. E pur tardivo il Nocap comunque arriva suprema da parte di quest'ultimo. E il primo sangue nelle mani di Nemesis: Che risposta di Selfmade! Che risposta lì, Sin Pazzesco Xerxe, benvenuta, è Benvenuta e ha appena perso altri 10 minuti di partita. È esattamente come la partita precedente, a 10 minuti gankano hanno top. Wipo sopravvive. E Selfmade prende l'uccisione. Che cosa sta succedendo? Già, era stato un gank quasi si forzato sul momento, la percezione è... è presente quando ci sono tipo i gatti che stanno si stanno bullendo, stanno facendo qualcosa, e qualcosa va storto chiaramente che non va secondo la loro intenzione e loro allora fanno, fanno finta come se quello fosse il loro piano dall'inizio. Ho avuto la stessa impressione qua da Xerx che è lì sul messaggero, lo sta farmando, lo sta uccidendo. Poi il messaggero si resetta, e fa sì. No, volevo che si resettasse perché voglio andare a gankare top e improvvisamente trovi top in un 2 contro 3 che poi diventa wow. contro 4 perché arriva il teletrasporto di sangue improvvisamente hai perso il fight, hai dato il primo sangue agli avversari, adesso i fanatici non il solo hanno gol di vantaggio, sono presi il messaggero, se non altro, questo secondo drago potrebbe permettere un pochino agli origin di rimettersi in carreggiata per quanto riguarda gli obiettivi. Avere quei due draghi di partenza, magari sì, non è granché a livello di statistiche, ma è un ottimo passo avanti verso la corsa all'anima. La domanda, quando giochi soprattutto contro un team come i fanatic, è sempre questo game. Ci arriverà mm. all'anima o finirà prima? Mi sa che l'anima... <ride> la danno gli origin <ride> ma scherzi a parte i fanatic hanno avuto una reazione una risposta perentoria immediata e al di là ovviamente del, del drop dell'agro da parte di Xerxe la, la cosa assurda è stata proprio quella di trovare quel 2v1 che poi si è trasformato non curanti di un teletrasporto una suprema globale come quella di Reckless e il fatto che Selfmade dopo aver preso magari la corsa inferiore, si stesse spostando in corsa superiore. Queste sono cose che, anche se sei in vantaggio, non puoi, non puoi lasciare da parte nel tuo conteggio, quando vai anche solo tanto a fare un gank. Quando no, gank, adesso... non puoi pensare di essere, ah sì, siamo noi 2v1, mm, no. Non sempre, non sempre. Adesso improvvisamente è self made quello col vantaggio uh, di... Statistiche oggetti dalla giungla perché vediamo le build sono pressoché identiche e Self mi dà addirittura quella spadina in più e a quel messaggero che potrebbe trovare il suo utilizzo qua in questa botlane. Oh wow! E Si lancia in avanti l'epilogo, resurrezione da parte di Ilisang su Self Made, quest'ultimo, la salvaguardia potrebbe salvarsi all'ultimo, upset, arriva immediatamente comunque c'era il liberatore missilistico su Recla, adesso l'arrivo anche di XR e tutti quanti gli Origin ora si stanno riportando. Teletrasporto doppio da parte di Alfari, così come anche di Wipo Un ottimo Sbrain Reckless. Scudi per tutti. Evocazione della Forgia. Arriva il knock-up. Vogliono chiudere questa volta su Nukleck. Suprema di Nemesis. Arriva! L'ottimo knock-up! Eccolo qui! Uno dopo l'altro! Prima successo da parte anche di Nemesis Wipo sta facendo la partita! Ha salvato il team fight! E nuovamente Nemesis, una doppia oh. uccisione! Mio dio, disgustoso! Potrebbe ancora sopravvivere. L'ultimo colpo. Purtroppo l'attacco ne costringerà quindi la morte. Ma Ilisag chiuderà anche il su upset. Destiny, l'ultimo colpo. Ed è una carneficina! Mio dio, i Fanatic. Ancora una volta è un fight che parte bene per gli Origen, perché per i Fanatic c'è un po' quello stesso errore, tra virgolette, che hanno commesso gli avversari. Questo tentativo di Olin molto pericoloso sotto la torre avversaria. Che richiede sì, il flash di upset. Ma la risposta degli Origen è. Fantastica, perfetta, immediata. Sono lì, riescono a pulire Selfmade, riescono a ucciderlo anche dopo la di E poi parte l'inseguimento. Ma Bwippo cosa non ha fatto a questo fight? Il suo ingresso, la suprema per isolare Nyuktake. E poi i danni e anche semplicemente la presenza di un Horn che tanca e tanca e tanca e tanca all'infinito, e diventa una pronta Impossibile da buttare giù per gli Origin che improvvisamente si trovano lanciati in aria, divisi in due, lanciati un mezzi di qua, mezzi di su, mezzi di giù. Non sanno più da che parte andare. E anche quando si ritirano sotto la loro stessa torre, non c'è una vera e propria via di pokeball. E ancora una volta, grazie a questo messaggero, qui però, Wipo okay. l'hai chiamata, eh? L'abbiamo chiamata un po' troppo. Wipo di qua, Wipo su, Wipo giù, Wipo muore. Però. Beh, plac placche, un po' di placche saranno cadute sicuramente, non le abbiamo viste, ma eh, siamo arrivati quasi a 14 minuti e qualcosa, è morto, si è tancato tutta la torre e c'è morto. Sì, uh, no, 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 troppo, no. <ride> non esageriamo, diciamo. È, è un po' la, la solita maledizione del caster quando fai i complimenti a qualcuno esatto. e poi improvvisamente immediatamente dopo... Fare i complimenti da parte di uno di noi caster è come segnarsi il nome su è eh, Equivale alla stessa sì. cosa. Sì, è un, è un giusto paragone, mi piace. Mi piace e lo userò in futuro perché. <ride> Ancora una volta però: Elisang eh... sta ballando con i. Il... Ok, Elisang uh, gioca di prestigio. Forno... Torno un focus, mi sto distraendo troppo perché stanno succedendo ancora una volta così tante cose. Ed è esattamente il punto. Perché nella partita prima l'abbiamo detto di come nelle game stesse succedendo così tanto. Magari non sempre necessariamente è un'uccisione, non sempre è un fight che dà kill a uno o all'altro team. Ma stanno succedendo cose. La partita si sta muovendo a ritmo rapido, che non è quello che vogliono fare gli Origin. Anzi, è sempre quello che cercano i Fnatic: è cercare questa costante proattività, questa costante pressione che non permette al team avversario di dire ok. Stop, cosa dobbiamo fare adesso? Qual è il nostro focus? Qual è il nostro obiettivo? Quali sono le nostre tempistiche? Dobbiamo tornare in base adesso e comprare gli oggetti? E quando è che possiamo permetterci di avvicinarci a un prossimo uh, drago o messaggero o baron o fight che sia per i fanatic? Ed è una cosa che vedo molto spesso adesso, che vedevo per esempio l'anno scorso da parte dei G2, è una cosa che mi piace da parte loro, è il livello di pressione che applicano con la... Assenza tra virgolette dei loro recall, nel senso, se possono recollare per comprare un oggetto che magari sì darebbe loro un power up, ma questo vuol dire anche lasciare al team avversario il tempo di tornare in base loro stessi e magari anche loro prendere un leggero power up, non lo fanno perché dicono, tanto noi siamo in vantaggio adesso. E se finché noi manteniamo questo vantaggio, non importa se abbiamo 2000-3000 gold in tasca, perché se anche i nostri avversari ce li hanno, abbiamo comunque il vantaggio. E ora abbiamo visto doppi teletrasporti, o meglio il teletrasporto da parte oh. di Illisang. Si riportano la conversione della Forge su Upset. Le L'epilogo da parte di Destiny. Ancorato più e più volte l'arrivo di oh. Selfmade e il calcio finale. Un'altra facile uccisione. Guippo in fin di vita tanca molto bene la torre. Purtroppo l'ultimo colpo con l'invasore missilistico. Illisang un'ottima suprema su Guippo. Lo riporta in vita. Tancoso come non mai. Nuke da questa volta ha secondato e portatosi avanti insieme a Destiny. Le diverse cure, gli scudi, Xerx che fa. Un po' da forte, mentre a Fari solo soletto si chiuderà anche la torre, la prima per gli Origen. Ma uh, la risposta è un po' a quello che ti domandavi: cosa dovrebbero fare gli Origen. Passa un po' in secondo piano quando ti basti pensare che fino a 10 minuti avevano il controllo e lo hanno buttato nel cestino. E anche in corsa inferiore sono morti con un'azione da loro iniziata. Okay, quel well, fight in bot lane è stato un po' la, il simbolo per i fanati che una carneficina a 13 minuti è esattamente già in pieno stile fanatic è esattamente quello che vorresti vedere se sei un fan dei fanatic uh questo fight in corsia centrale alla fine è un 4 contro 4 paritario perché è stata una kill a testa, addirittura gli Origins sono presi una torre in top lane grazie alla presenza sì. del pari ma uh, Nemesis in corsia inferiore anche lui stava continuando a spingere, l'unico motivo per cui non ha preso la torre è perché era già morta quella torre però ha portato una grande wave sotto la torre interna e anche se non ha potuto mettere pressione nettamente su quella struttura sono comunque CS quindi gol d'esperienza che vengono negati agli Origins, comunque un 4 contro 4 con le side lane che si dividono una a testa, un po' una stretta di mano tra le due squadre che non è esattamente ciò che vorresti fare se sei in vantaggio? Perché finché stringi la mano vuol dire che il team avversario è contento di quello che ottiene e tu vuoi sempre ottenere qualcosa in più. Ma finché continui a dare risorse a Nemesis, a dare risorse a Reckless, a mettere statistiche negli inventari di questi giocatori e ad avviarti verso quello che tra pochi minuti sarà un Barone E soprattutto per i Fnatic, se riescono a mantenere alta la pressione a livello di obiettivi, potrebbe voler dire una partita anche magari un pochino più lunga, però con molteplici stack di Drago Infernale. Perché gli Origin hanno preso le prime due, ma adesso i Fnatic ne eh eh. sono già presa una. Potrebbero diventare due, potrebbero diventare tre, potrebbero diventare quattro. Potrebbe essere un'anima infernale con quattro draghi infernali che vanno a potenziare campioni come una Senna, una Diana. Quello è assurdo. Sì, non, no, non voglio vederlo. No, no. Almeno per gli Origen immagino che non vogliono trovarsi in questa situazione. E ribadisco, due azioni la cui prima soprattutto, perpetrata da parte di Origen, i fanatic hanno trovato una risposta eccelsa ogni volta. No. E questo ora porta veramente raro. Uh, no. Qui ci prova ancora una volta Xerse con il Ragnarok. I controlli su di lui non vanno a segno, ma la doppia doppiatura di Reckless gli dona comunque la velocità di movimento aumentata. Il fatto che sotto... Un certo range non sia più targettabile Però se Solaf... Beh, gli metto un po' evasione tra le ruote Se devi autoattaccare un bersaglio e non puoi autoattaccarlo Esatto eh no. eh, Reazione fulmine da parte di Reckless Un flash istantaneo appena vede il pericolo E anche la Suprema di Alfari non, non basta Alla fine per cercare di un po' sbarrargli la strada E bloccargli la fuga Fanatic che è... Sì, ho parlato di una prospettiva magari di anima Con quattro draghe infernali Però realisticamente... L'obiettivo per i fanatic è, sarebbe chiudere la partita prima di allora. Sì. Sarebbe magari prendere un altro drago, forse altri due, prima di iniziare veramente a forzare quei fight che ti portano poi a obiettivi come il Baron, obiettivi come la base avversaria, gli inibitori. E abbiamo visto nella partita precedente che i fanatic se riescono a bussare all'inibitore avversario e hanno anche solo quei 20, 10, 5 secondi a volte su rispondo agli avversari, loro tirano dritto. Loro vanno per la chiusura. Questi fanatic non sono un team che si trattiene. Sì, esatto. Messagger vocato. Tra l'altro vorrei dire, sciocchezze, se non sbaglio, è la E quella di Senna che ti rende invisibile, non la W. La W è il controllo. Però, vabbè, adesso abbiamo, abbiamo ripristinato un po' l'ordine delle abilità. Le avevo scambiate per un attimo. Adesso ho, ho parlato con la Riot, l'abbiamo ripristinata. Scherzi a parte, okay, dicevo, hanno preso anche questa torre con il messaggero. Il messaggero, che ovviamente viene arrestato in corsia superiore. Anche se non lo vediamo, possiamo immaginarlo dalla corsia degli Origin, che viene quindi liberata immediatamente. Parlavi giustamente della, di quello che è. L'indole dei fanatic è quello che vorrebbero ottenere prima di quell'anima del drago infernale, il problema più che altro, meglio il problema, la cosa va di pari passo perché se dovessero arrivare a prendere anche più di qualche drago vuol dire avere un controllo tale per la quale gli origin stanno buttando ancora una volta un po' alle ortiche i pick come Nukeduck, Xerxe e Alfari che sono fondamentali a livello di yeah. controllo con Xerxes che si lancia in avanti al fare con le cannonate il liberatore missilistico puoi tagliare paradossalmente tutte e due le entrate per quella tana del drago quindi se oh, i sì, fanatici si portano già lì o sono già là o riescono a entrare e ti tengono fuori vuol dire che qualcosa si... c'è già in moto ma da diverso tempo e non sarà quello a decretare la fine sì yeah, assolutamente la composizione degli origin ha un controllo di, di, di mappa diciamo di zona del fight sensazionale tra epilogo liberatore missilistico uh... Persino la Suprema di Alfari. Persino la Suprema di Upsets vogliamo dire, ha una grande sì. AOE molto pericolosa. Quindi, in spazi ristretti, la loro comp è una wombo combo della morte. Però i Fnatic sono spesso i primi a muovere i passi su questi obiettivi, come menzionavi giustamente. Ed non è una cosa semplice da gestire. Si sì, oh. lanciano avanti, Alfari trovato. Evocazione della oh. forgia, Wipo con l'ultimo colpo e il tick finale va a degradarne la morte. E proprio adesso lo spawn del Drago Infernale. Quale tempismo migliore. Su di lui oh. il doppio cap! Mio dio, la suprema poi da parte anche di Nemis! Un'uccisione che va in porto. L'epilogo di Destiny che segna, sì, l'epilogo, ma non per i Fnatic. Ed è degli Origin il destino cruento. E adesso, ancora una volta, si girano sull'infernale. Ma questa volta gli ha anche dato due uccisioni, di cui una su Nemis. Perché wow. no? Perché wow. no? Ancora una volta un fantastico inserimento da parte di Fnatic. Alfari la prima vittima, che purtroppo si becca quella capocciata, quella catena di controlli. E poi mi è piaciuto, ho adorato. Zero esitazione da parte di Selfmade. Appena Alfari flash oltre il muro, Selfmade lo segue, lo ulta contro il muro stesso. Gli dà il colpo Bellissimo. di grazia, grazie anche alla superiore di Wipo che sta arrivando. Non c'è attesa, non c'è spazio per l'attesa. Guardalo! Mio dio, self made! Da solo praticamente. Newtok non ha risposte. Ha utilizzato la Ial, ha usato il flash. Ancora una volta self made risponde col proprio flash. Il colpo risonante. Mio dio. Questi fanati che cosa stanno facendo? Ancora questo una volta è. gli Origin si trovano spiazzati. E a questo giro non è neanche tutto quella. Anche Oh mio dio! Selfmade! Sei un assassino! Mio dio! Solo applausi! Quella control così ingannevole! La piazza warjumpa! Mi... Io non ho parole. Selfmade sta facendo no, no. una partita pazzesca! Selfmade sta raccogliendo materiale per il suo montage di Resin. Questa è un Veramente. game sensazionale. Ed è esattamente ciò che vorresti dal jungler dei fanatic in questa circostanza. Zero esitazione. È appena tornato il in base. si lancia, lo uccide. Questa stessa azione, questo fight attorno al... Al, al drago era inizialmente Alfari che purtroppo fa un face check scomodo Cerca di flashare al tremuro perché sa che ho quella via di fuga Selfmade lo segue in mezzo a quello che sa che sono quattro altri avversari Ma riesce a trovare la prima uccisione E poi persino portarsi in salvo grazie ai suoi, grazie ai suoi alleati La presenza dei suoi alleati Poi quello che succede dopo è tutto un contorno, è tutto un condimento per dei fanati che sì, alla fine trovano l'uccisione su Upset, trovano la pressione sul Drago e poi alla fine riescono a prendere le Summoner e la vita di Nuketag e poi ancora una volta uccidere Upset sul colpo di grazia di point come abbiamo visto poco prima del replay. Questo è un Lee Sin che non, non si arresta. Guarda, ha un falcione della Notte, Già. ha un oggetto di letalità. Quanto tempo è che non vedi un oggetto di letalità per un Lee Sin eh. in competitive? Dovrebbe esserci una corazza dell'Uomo Morto, tecnicamente, generalmente. E invece c'è questo falcione che, tra l'altro, è anche uno dei, a mio avviso, uno dei migliori. Uh, Cerse, non trovi rallentamento con l'ascia. E quindi nulla di fatto. Tre persone, quattro secondi anche decimi, che vengono un po' isolate in quella corsa superiore. Potrebbero esserci dei teletrasporti. Potrebbero essere raggiunti, chiusi addirittura, perché manca una struttura in corsa superiore. Staremo a vedere, dicevo. però è anche uno dei migliori, a mio avviso, oggetti per uh, un personaggio. con un campione da giungla. Perché quel falcione ti dona anche quello che una volta aveva la Tractar, ovvero pulizia anche dei lumi. Quindi, con il no. levamento di questi ultimi. Quindi, è anche una qualcosa in più per lo stesso Salvide. Che può avvantaggiarsi su di essi. Anche perché con l'Issin, uno dei pochi jungler con cui non vuoi cambiare il trinket. Non vuoi prendere l'allenter oracolo Vuoi mantenere il trinket giallo per avere le ward per poter fare i tuoi ward jump. Funziona così bene con l'intesa un po' dell'Issin. E questo adesso permetterà ai fanati. Di avvicinarsi tranquillamente al baro. Ma sarà un barone pulito e, e disturbato. non fare niente per contestarlo. Xerxe non Illisang. ha modo di superare il muro. Mio dio, Ilisang, da solo con le sue bombe. La zona. No. Ora pro. No, Ehi, epilogo. Ma upset si dirige nella direzione opposta. Cosa? Reckless la suprema. al pari trovato dal root. Questa volta, la doppia V di Reckless Va, a segno, e come. E questo regala ancora una volta. Però Sam Made: l'ingresso e l'uccisione con il calcio del drago. Non mi è Sono piaciuto Sono successe molte cose in questo fight. Sì, um, il fight è partito perché Elysian si è teleportato. Oh, ancora una molto volta ma... Nerdis. Il doppio knockout, il missilissimo, ma poco serve. I danni si accumulano, ma è una doppia uccisione. Selfmade, ragazzo mio, li stai piegando uno dopo l'altro. Mamma mia, distrutti. E, e i timer pusha. con questo mano del Barone. I fanatic potrebbero tranquillamente andare a puntare alla chiusura Questo sarà un altro game rushato 26 minuti e poco più Temo sul timer di gioco Upset Io... però sta per tornare tra qualche secondo I fanatic potrebbero per, optare per in per morire ripirata. Ah no, okay. ok Pensavo volesse morire di nuovo Una... Vorrei rivedere quel replay, ma la prima cosa che salta all'occhio è come Destiny abbia attuato l'epilogo e Upset se ne sia andato dall'altra parte. Sì, volevo Va bene per perché perché c'era il trasporto, ma non ci è arrivato. Qui ha utilizzato assolutamente e non l'ha beccata <ride> sulla riattivazione. Upset è comunque morto perché era in mezzo ai controlli stessi di Reckless. E questo è stato un intero fight che i fanatic hanno portato avanti semplicemente avanzando lentamente, Nemesis è arrivato con il teletrasporto. Era in top lane, paradossalmente, aveva un flank migliore camminando che teletrasportandosi. E in tutto questo, c'è Zillian Bot. Lo vedi nella mia mappa sì, che sì. sta pusciando sì. le torri. Questa è quattro. stata un'azione. Questi sono i fatti che dicono: non ci interessa cosa succede adesso. Questi sono i fatti che dicono: noi vogliamo semplicemente avere quanta più dispersione e copertura di mappa possibile, perché tanto il fight lo vinciamo in qualsiasi situazione. La vostra base la rompiamo in qualsiasi situazione, perché il bar non ce l'abbiamo. Stiamo semplicemente assicurandoci che questa partita finirà prima del dovuto. Io ti invito a guardare lo score della bot. Non sono oh, mai wow. morto. Oh wow. Io direi che questo Zillian merita almeno un ban <ride> nel match dopo. Anche se è un ban un po' fine a se stesso. Ma a quanto pare, se continui a prendere questa Ezra agli Yumi, loro continuano a piccare Zilan e Senna e continueranno a sfondarti tutta la corsia. Eh, questo deve essere un po' una. Forse un errore nella lettura del meta da parte degli Origin. Che pensano che questa bot lane abbia un impatto effettivamente più basso di quello che i fanati riescono ad avere con la bot in inizia. Perché alla fine, sì, 1-0-11 è uno score bello, Ma è il tuo di carry, il tuo tiratore? Non è lui il vero carry, ancora una volta è self made il vero protagonista della partita. Che Quindi, tra l'altro sta andando full dai dov'è Non è che ha veramente tutti i tiratori? O qualche volta, Wardrock, il trucco del drago al pari vita, praticamente la razza è doppio lock cap, Grazie a questa della Forge. Intanto i minion si spendono su quella che è l'ultima delle due torri del Nexus. L'intervento da parte di e su suprema che ne garantisce la doppia uccisione. Luclaq insieme a Destiny ma il destino è segnato. Tripla uccisione. Destiny ormai solo Soletto può fare spettatore di quella che è stata la distruzione degli Origins e poi Carneficina! <ride> e alla fine Destiny raccoglie due uccisioni grazie al laser della fontana, ma i fanatic raccolgono due vittorie nella loro best of five e si portano a match point. Mio Dio che inizio lampo da parte dei fanatic. Due partite sensazionali. Self-made fantastico. Fantastico. Lo senti, vagamente, vagamente. c'è un telefono. Non lo riconosco. Telef... Pro... Pronto? Chi l'ha visto? Gli Origin? Noi no, noi no, non, non li abbiamo visti. E questi Origin, purtroppo, per quanto io stia cercando di sdrammatizzare con qualche simpatica battuta, non c'erano, non, sono... non, non esistevano. Non... Hanno giocato 10 minuti, poi dopo. Sono, sono quel fantomatico brasiliano preso dalle favelas, calciatore, bravissimo, che gioca 10 minuti splendidamente, poi scompare. Non, non esiste più. E tu dici, non dovevamo prenderlo forse. Anche perché ti stai giocando quello che poi diventerà sì Loser bracket, ma poi ad aspettarti ci sono i G2, che sono anche sì. peggio in early game. Cioè. S sì, allora, quella tratti il... è vero. Quella tratti sulle early game. La problematica però... forse di, di questo matchup è che, appunto, per perché abbiamo questi due stili contrastanti, quello che ci saremmo aspettati al massimo del potere di queste due squadre sarebbe stata una cosa del tipo forza inamovibile contro oggetto inarrestabile. O oh, al contrario, forza inarrestabile contro oggetto inamovibile, perché Io ho visto solo un basso che schiacciava le <ride> Esatto, a quanto pare l'oggetto non era inamovibile, a quanto pare gli Origin, se applicano <ride> forza rimovibile. abbastanza grande si muovono, si muovono e come, e i fanatici l'hanno continuato a, a stirare, a schiacciare, a spostare, a lanciarli via in entrambe queste partite, perché se all'inizio la resistenza magari regge un pochino, e l'early game abbiamo visto non è andato malissimo per gli Origin in queste due partite, anzi, in questo game stavano. erano anche partiti leggermente bene fino a quella prima azione, fino a quel primo gank, e poi il fighting bot lane che porta l'Ace a 13 minuti, ma non c'è un piano... Sulla lunga distanza... Non c'è un piano nel... No, non c'è un modo per bloccare questi fanatic... Una volta che sono partiti... Una volta che i fanatic hanno le uccisioni... E hanno preso il via... E hanno acceso e scaldato i motori... Gli origin non hanno un modo... Per attivare i loro freni... Questo non è uno scontro... Con il quale puoi cercare di puntare nella stessa direzione che hai fatto tutto lo spade. E in questa seconda draft si vedeva un pochino di più l'intesa su più priorità, su campioni come Rumble, campioni come Olaf. Quindi più early game, più mid game, meno iper late game. Ma comunque non basta. Comunque arrivi a quei fight nell'early game che i fanati vincono comunque perché il loro stile. E finché continui a prenderli, a cercarli, difficilmente riuscirai a battere i Fanatic su un gioco che loro stanno portando avanti da un intero split, mentre tu ci stai adattando in corso d'opera all'interno di una best of five. A quella che potrebbe essere adesso la chiusura, perché i Fanatic, yeah. i fanatic sono sul 2 a 0. E date le risposte inesistenti in di Origin, è difficile pensare, salvo uno scivolone da parte dei Fanatic stessi, un esito diverso da quelli precedenti. E, e questo è che adesso. È assurdo. Vai a considerare un pochino, ok, cosa possiamo cambiare? Andiamo a fare qualche cambiamento in draft? Magari abbiamo visto Senna. Senna, Zillian. Funziona molto bene per loro. Bagniamo Senna. Bagniamo Zillian. Cosa non banni allora? Non banni. Pantheon, un campione che permette al team di diveare virtualmente dal livello 3, non banni i set. Un campione che è potenzialmente è triflexabile, se no addirittura quadraflexabile dai Fnatic, perché chissà che self non ce l'abbia anche lui nel suo parco campioni. Perché, da come sta giocando questo ragazzo oggi, potrebbe giocare probabilmente anche Vayne Jungle, anche Team, team Jungle, e comunque esatto. riuscirebbe a performare alla grande. Non banni Rakan, uno dei migliori campioni in assoluto di Illisang con il quale sì, ah, e non puoi più giocare il tuo Zila, non puoi più stare fermo a farmare nella tua lane per un po'. Anche Pantheon con... stesso è comunque bene, un problema. E ti ingaggio volta dopo volta e i vantaggi che prima li prendevo farmando adesso li prendo uccidendoti. Questa non è una facile soluzione, non c'è una facile soluzione per Giorgio, perché sei con le spalle al muro e sei in una situazione in cui non volevi assolutamente cacciarti, dove non sai chiaramente quali forze del team avversario andare ad attaccare. E, cosa, e quanto quelle forze potrebbero comunque essere meno minacciose di quelle che stai già trattenendo con i tuoi ban? Un match con due carneficine, nella stessa partita, eh. al tredicesimo minuto. Una al tredicesimo, e una alla chiusura, che poi è 26, non è che dici, vabbè, vai, 20, 26 <ride> minuto. Il problema reale per gli Origin. Ora. Potrà, potrà sembrare molto duro Nelle mie parole, perché adesso prima ho scherzato, la telefonata, eccetera, eccetera. Il problema è che ora vai nel backstage, ti, ri, ti fai un regroup e pensi ai tuoi errori. E salvo qualche eh, scivolone ovviamente in corso d'opera a livello di macro, gli errori evidenti, ma che ti lasciano davvero poco margine di lavoro, sono quel team fight in corsia superiore e quel team fight in bot. Il match prima, il team fight in corsia superiore. Sono tre team fight dove tu hai avviato le operazioni e hanno avuto pronta risposta. E quello che ti rimane più che altro di logica è mm, a, quel a questo giro abbiamo sbagliato, ma la prossima volta potrà andare meglio. Il problema è che sono due match che hai fatto così. E due match sì. che ogni volta dove dovevano rispondere i Fanati, hanno risposto e hanno andato anche bene. Ora, per gli Origen, penso che la cosa migliore sia... Cercare di giocare ancora una volta il loro stile. Perché se provi ad venire incontro ai Fnatic, non puoi sperare nel fatto che a questo giro. Perché è finito il giro. Te ne sei fatti esatto. due, questo è il terzo e c'è la bandierina del gol alla fine. Esatto. Non hai più, non hai più libertà d'azione, non ci sono più altre chance. Un'altra partita e hai perso la serie a conti fatti. E questa potrebbe essere quella che vedremo dopo la pausa. Potrebbe essere la draft più difficile per gli Origin. Perché i Fanatici adesso hanno tre game di tempo libero diciamo di draft in cui sperimentare draft in cui poter tirare fuori qualcosa che vogliono magari provare qualcosa che uh, sì gli origini possono andare a banare questo quest'altro quest'altro ancora le priorità dei fanatic fanatic beh non importa le priorità diciamocelo siamo 2-0 siamo a match point possiamo lasciarlo un game ai nostri avversari possiamo, possiamo permetterci di rischiare perché non farlo e i fanatic sono un team che Possono farlo, sia a livello di gameplay, sia a livello di strategia. Il fatto che stiano performando così bene, sembra tutti e cinque i Fanatic. Non, non c'è stato un singolo nella debole ilisang non ha avuto una di quelle partite dove tutta la Twitch chat gli ride dietro. Questo ilisang è stato continuamente pulito con il suo Zillion. E forse quella miglior chance degli Origin, quasi. Lasciare a ilisang un campione un pochino più rischioso, un pochino più coinfliposo e sperare che esca a croce. Perché altrimenti questa serie rischia di finire. Non in tempo record, perché i flashback di quella, quella famosa 3-0 finale Spring Split 2019 sono Vero. ancora un po' lontani dalle menti degli Origen, però ci avviciniamo. Però ci avviciniamo. Ripeto, per gli Origen ora come ora la cosa migliore è cercare di imporre il loro stile di gioco e a questo punto iniziare un po' quella fase di retrovia dove lasci il più possibile... Perché a questo punto è la scelta migliore che puoi fare. Perché se contestare una torre equivale a una carneficina a 13 minuti, o una tua azione in botte equivale a una carneficina, o qualsiasi altra azione, lascia stare. Vai di per e stoppati. Perché purtroppo arriva un certo punto dove, nuovamente ribadisco, gli Origin hanno provato e hanno fallito. Questa è proprio una differenza di abilità. Gli Origin hanno iniziato un qualcosa che non sono riusciti, non sono stati in grado di finire. Questo pone. I fanatic a livello, a livello proprio di macro e micro superiori, puoi anche inventarti il tuo hyper scaling. Probabilmente perderai anche in quel caso, ma almeno è una possibilità. Sì, per... Uh, questo è sempre il momento più difficile in cui ti puoi trovare come team 0 a 2 all'interno di una best of five. Se vuoi vincere, deve essere un reverse sweep. Uh, e se un team ti ha già battuto due volte. L'idea anche solo di poterlo battere tre volte, anche solo a livello mentale, anche solo il modo è in difficile. cui approcci questa prossima partita è difficile. Vedere la speranza in cui vinci tre partite consecutive. E certo il lavoro un po' dei giocatori è entrare nella mentalità che non devi vincere tre partite, devi vincere una. Intanto vinci questa, perché se perdi questa è finita. Intanto devi vincere questa, questa è la partita più importante. Se vinci quella. Dopo ce ne sarà un'altra, ma non è di quello che devi preoccuparti. Te, te la giocherai prendere questa serie adesso un game alla volta. E se ne vincono uno, bene, ce ne saranno altri due, ma quelli non devono essere la tua preoccupazione. Devi contare su te stesso, devi contare sulle tue abilità, su quello che ti ha portato fino qua, in quella top 3 del winner bracket della stagione regolare, e sfruttare quei valori, quello, quello che ti ha permesso di trovare tutte quelle vittorie. Per cercare in qualche modo di arginare il potere avversario. Perché se non riesci a farlo neanche una volta all'interno di una serie, non solo è un brutto modo di lasciare il winner bracket, è anche un bruttissimo biglietto da visita con cui arrivare nel loser bracket. Perché affronterai il vincitore della serie di domani tra Rogue e Misfits. E se una di quelle squadre esce da, un game, da una serie del genere, carica, pronta a reagire, se riabbiamo improvvisamente i Rogue dei playoff del summer dell'anno scorso, questi Origin potrebbero essere nei guai. Sì, la situazione di Origen ora più che mai è critica. Disastrosa no, perché finché non perdi, non hai perso. E pertanto c'è sempre un po' di speranza. Però gli serve un cambio di direzione, un cambio di marcia. Proprio anche in vista di quello che potrebbe essere qualora dovessero perdere adesso. Poi il loser bracket, perché in ogni caso, anche qualora dovessero vincere contro i Misfits e i Rogue, comunque ci sono i Giuda ad aspettarli. No. E... Diciamo che se adesso avevi un boss titanico, stai... Perdi... Non è che dici, vabbè, ho perso ma posso recuperare. No, perdi e scendi negli inferi. Nel sì, vero senso il, della parola. Il pensiero che tu debba passare attraverso i G2 per poter arrivare in finale, è... per avere una chance di arrivare in finale, è infernale per qualsiasi team di qualsiasi playoff. Già. Questa non è, non è, una, buona, non è una buona situazione in cui trovarsi per gli Origin, ma... Uh, Spesso anche in queste situazioni, in queste situazioni d'alta pressione, 0-2 spalle al muro, devi trovare un po' la forza della... delle presenze veterane, devi affidarti a giocatori come Xerxes, come Upset, come Nuketak, giocatori che ormai si sono trovati in, situ in situazioni del genere molte, molte volte, e trovare da loro la forza di rialzarsi. Non è una cosa facile da fare contro i fanati, contro il team più titolato della storia d'Europa, ma è qualcosa che devi fare adesso. Devi farlo perché l'alternativa, appunto, è quell'user bracket, è il percorso infernale, è, il via è la fatica che aumenta a dismisura per raggiungere quell'obiettivo a cui comunque puntavi, perché sei finito in top 3, la finale e un eventuale trofeo sono qualcosa che guardi come concrete possibilità alla fine del tuo percorso di LIC di questo split. Quindi, per gli Origin dover anche solo pensare di arrestare la loro corsa adesso e dover prendere un giro molto più lungo per arrivare al loro obiettivo è qualcosa che rende ancora più difficile il Raccogliere le forze e farlo adesso. E anche il fatto, anche soltanto andiamo a considerare il fatto che lo stanno facendo tutto da casa, sostanzialmente, dalle loro faccende. Non siamo sul palcoscenico di sì Noi non siamo nel nostro studio, siamo a casa, sulle nostre sedie che commentiamo perché fuori dalla finestra c'è una pandemia mondiale e i giocatori sono nella stessa identica situazione. Non hanno il pubblico davanti a loro che li sprona, non hanno i fan che non sentono i cori che credono in loro. E diventa ancora più complicato, quindi, trovare quella forza interiore che ti permetta di superare una squadra che ti mette adesso, volti l'altro la medaglia. Vai dalla lato dei Fanatic. I fanati, come stanno in questo momento? Settimo cielo, hanno vinto due partite, l'hanno fatto senza nemmeno dover flexare pesantemente i loro muscoli. L'hanno fatto semplicemente outperformando a livello microscopico e macroscopico. Proprio testa per testa, colpo per colpo, il team avversario. E un'altra vittoria li porta in semifinale, dove affrontano i Mad Lions. Quindi nemmeno i G2, la legacy d'Europa. I Mad Lions, una squadra di quattro novellini che sì, hanno battuto i G2, ma anche i G2 ci hanno ammesso dalla loro. Quindi una strada verso le finali che continua a essere sempre più spianata, sempre più cosparsa di petali di rosa e tappeti rossi e quello che vuoi, perché i Fanatic stanno puntando. Abbiamo detto, il record non è possibile ormai della serie più, più, più rapida della sicuro. storia europea. Però magari un ingresso in top 5 Riescono a trovarlo Esatto, adesso a breve dovremo riuscire a andare in pausa Ma la domanda che adesso vorrei dire, Ne approfitto Cosa più interessante perché poi dirò anche mio Cosa ti aspetti adesso da questi fanatic? A livello di draft, per i fanatic ah, eh. cosa ti aspetti ora di draft? Questa è la draft con meno pressione in assoluto per i fanatic, perché no. uh, se solitamente dici il game 1 della best of 5 è quello dove puoi permetterti di sperimentare di più, lo dici perché non sai come andranno i risultati delle prime partite. Con il seno di poi che sei 2-0 avanti e quindi a te basta una vittoria, una singola vittoria per portare a casa il tutto, mentre per i tuoi avversari ne servono 3 c'è molta più possibilità di giocare tranquillamente, fare quello che vuoi e semplicemente sperimentare qualcosa che ti potrà servire più avanti all'interno dei playoff, più avanti all'interno della tua carriera competitiva annuale. I Fnatic hanno uno spazio di manovra enorme, quindi non mi sorprenderebbe se la prossima draft che vediamo da parte loro potrebbe essere la più sperimentale e particolare eh, che vediamo all'interno della giornata di oggi. Oppure, se vogliono assicurarsi la vittoria, torna su quello che ha funzionato adesso beh, detto questo io mi riservo invece il prepartita per dire cosa mi aspetto prima che ovviamente si vada in fase di draft ma come sempre una piccolissima pausa e torniamo qui su BG Sports a tra poco honor duty glory these are the principles that define us top Jungle Mid Bot or Support. Together we are all summoners. Cut! Summoners don't even exist anymore. Dynasties of Cut. To the CUT in the L. -E Grabber. The Kings Dude, of Dude. What's going on with you today? Have a break. Have a Kit Kat. We are EU and this is the L E C